Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Sono tre i positivi al Covid-19 rientrati da Malta ed evidenziati dai test rapidi effettuati presso l'aeroporto di Pescara. Intanto l'indice RT nella nostra regione raggiunge l'1,33. Il servizio di Stefano Recanati. Primi tre casi di positività sono stati registrati tra le persone in coda all'aeroporto d'Abruzzo per il controllo obbligatorio del Covid-19 al ritorno dalle vacanze da Malta, Romania e Spagna. Lo scalo abruzzese, infatti, nei giorni scorsi, in accordo con il commissario Covid e il commissario di protezione civile, aveva attivato un controllo speciale per i passeggeri di rientro dall'estero. Già nella giornata di ieri, un centinaio di persone arrivate da Malta hanno potuto eseguire i test grazie alla task force della regione Abruzzo con il personale della ASL di Pescara e Chieti. I controlli hanno evidenziato tre casi di positività tra i passeggeri provenienti da Malta, uno degli stati a maggior rischio contagio nelle ultime ore, mentre nessun caso è stato evidenziato tra i viaggiatori provenienti da Bucarest e Girona. Adesso le tre persone positive sono state sottoposte a quarantena obbligatoria. Un giovane di Pescara di ritorno da Malta è il primo passeggero positivo al Covid-19 nell'aeroporto di Fiumicino. Il ragazzo pescarese era rientrato in patria con un volo operato dalla compagnia irlandese Ryanair. A farlo sapere è l'unità di crisi Covid-19 della regione Lazio. Ora la sfida della regione Abruzzo, anche a fronte dello stop delle discoteche e dell'obbligo della mascherina anche all'aperto dove non è possibile rispettare il distanziamento, è quella di abbassare l'indice virale, visto che nelle ultime ore la nostra regione è schizzata al secondo posto, dietro solo alla Sicilia, per numero di contagi. Infatti l'indice ora si attesta a 1,33 contro l'1,41 della Sicilia. E proprio dalla Sicilia oggi sono previsti due voli con destinazione Pescara. L'RT a 1,33 è stato evidenziato nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, indice che il virus non solo non è sparito, ma sta circolando anche in maniera piuttosto veloce e per questo, ancora una volta, servono prudenza e responsabilità da parte di tutti. E sono cinque i nuovi casi di positività registrati in Abruzzo su 280 tamponi effettuati nelle scorse ore. Ad oggi i positivi al Covid-19 dall'inizio dell'emergenza in Abruzzo sono 3.565. Vediamo. Sono saliti complessivamente a 3.565 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza, con un incremento rispetto a ieri di 5 nuovi casi, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.838 dimessi guariti, più 4 rispetto al bollettino di ieri. Attualmente i positivi nella nostra regione sono 255, più 1 rispetto a ieri. 27, più 2 rispetto a ieri, sono i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, un solo paziente, numero invariato rispetto a ieri, è ricoverato in terapia intensiva, mentre gli altri 227, meno 1 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 305 sono residenti o domiciliati in provincia di L'Aquila, più 3 rispetto a ieri, 886 in provincia di Chieti, 1653 in provincia di Pescara, più 2 rispetto a ieri, 692 sono in provincia di Teramo, 28 fuori regione e 1 per il quale sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 141.205 test, a comunicarlo, come di consueto, l'assessorato regionale alla sanità. Stop agli eventi estivi fino al 7 settembre. Il governo stacca la musica mentre i gestori dei locali e gli organizzatori di eventi accendono la polemica. Stretta anche sulle mascherine, è obbligatorio indossarla dalle 18 alle 6 del mattino. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Termina qui l'estate 2020. Le feste di Ferragosto sono state una valvola di sfogo per quanto concerne la socialità e un sollievo per il portafogli di chi lavora nel terzo settore e che a causa delle restrizioni non aveva potuto mettere completamente a frutto questa stagione. Da ieri però, a seguito della videoconferenza con le regioni, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emesso una nuova ordinanza che di fatto pone fine agli eventi estivi. Stop alle danze, almeno fino al 7 di settembre, sia all'aperto che al chiuso.
chiuso, che si organizzino in discoteca, nelle sale da ballo, nei bar, negli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere, nelle piazze o in altri locali aperti al pubblico. Nuova stretta anche sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Adesso è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto in tutti quei luoghi dove possa sussistere il rischio di assembramenti, seppur siano spontanei e occasionali. Mascherina a coprire naso e bocca, quindi, mentre si infila davanti a un esercizio commerciale, mentre si passeggia sul lungomare o ci si rilassa in piazza, mentre si fanno le cosiddette vasche lungo il corso o si partecipa a un evento con pubblico. La particolarità però è che l'obbligo permane solo di notte, dalle 18 alle 6 del mattino, e la specificità degli orari ha già suscitato l'ironia dei social e le perplessità di alcuni esperti. Il virus non è un fornaio che lavora solo di notte, fanno notare alcuni. Ipse dixit però, e nell'ordinanza ministeriale è esplicitato che non sono ammesse deroghe mediante ordinanze regionali. Le nuove regole, insomma, valgono per tutto il territorio italiano e le regioni dovranno solamente applicarle senza alcuna modifica. L'Abruzzo ha chiesto di limitare i divieti, ma non potrà far altro che accodarsi alla strategia del governo nazionale, che ora corre ai ripari dopo il preoccupante innalzamento del numero dei contagi, a testimonianza di quanto l'emergenza coronavirus sia ben lungi dall'essere solo un brutto ricordo. L'ordinanza però di certo non ha raccolto consenso unanime. Insorgono in primis i gestori dei locali e gli organizzatori di eventi. Con lo stop si rischia di mandare in fumo 4 miliardi, fanno sapere gli operatori della Movida, che ritengono di essere solo dei capri espiatori, mentre gli assembramenti potrebbero ancora verificarsi sulle spiagge, in altri tipi di locali o nel corso di eventi auto-organizzati proprio per supplire alla mancanza di discoteche simili. Il danno atteso dalla chiusura delle discoteche è grosso, ha dichiarato il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli nel corso della riunione coi governatori. Ma non vedo alternative, faremo il possibile, ha aggiunto il ministro, per dare un sostegno economico alle attività che avranno delle perdite, trovando delle poste di ristoro specifiche anche nel decreto agosto. E sulla disposizione di chiusura delle discoteche abbiamo ascoltato Claudio Corna, rappresentante regionale del SILS, il sindacato italiano lavoratori dello spettacolo, che è intervenuto in diretta al TG delle ore 14. Ascoltiamo un estratto delle sue dichiarazioni, vediamo. Cambia tantissimo rispetto a ieri, perché intanto i locali al chiuso già erano vietati, quindi dal precedente DPCM, quindi già erano stati chiusi. Per quanto riguarda le discoteche, i locali da ballo all'aperto, da oggi, dal 17 agosto, non si può più esercitare la funzione del ballo, quindi diciamo che torniamo indietro al mese di giugno, quando, se non erro, a metà giugno diedero la possibilità di mettere soltanto nei locali un po' di musica d'ascolto ad accompagnare una cena, un aperitivo, quello che sia. Però come è successo in precedenza, anche questa volta c'è tanta confusione, perché è uscita un'ordinanza che non fa capire bene cosa si può fare, cosa non si può fare, e poi un'ordinanza fatta in fretta e furia la notte di Ferragosto, e tanta confusione. Noi, come io in primis, come rappresentante per tutti i lavoratori che lavorano nel mondo della notte, dell'entertainment, purtroppo ci troviamo per la seconda volta dopo il lockdown a essere fermi. Ci mancherebbe, io sono il primo a dire che le regole vanno rispettate, il distanziamento, dove non c'è distanziamento la mascherina, tutto, però la realtà è quella, è che noi, tanti lavoratori, DJ, vocalist, camerieri, sicurezza, anche gli imprenditori che hanno i locali, si trovano a essere fermi nel pieno della stagione, quindi a metà di agosto, con investimenti fatti e utili non rientrati, perché il grave poi è quello. E quindi regna una confusione con questa ordinanza, e purtroppo devo constatare che per l'ennesima volta il nostro settore, il settore della notte, il settore dell'intrattenimento, delle discoteche, viene preso come capro espiatorio, viene demonizzato, perché al primo campanello d'allarme il primo settore che viene falcidiato è il nostro, è la realtà. Però sappiamo bene che le regole, ripeto, vanno rispettate, però c'è anche da dire che queste regole spesso e volentieri purtroppo non vengono rispettate anche
in tanti altri settori. Quindi invitiamo anche oggi tutte le persone in ogni dove a rispettare le regole fondamentali del distanziamento e della mascherina. Noi quello che ci auspichiamo, speriamo, è che comunque da oggi al 7 settembre, il giorno in cui finirà questa ordinanza, le cose andranno a migliorarsi sotto l'aspetto dei contagi. Spero che ci sia un calo e si torni a quello che era qualche settimana fa, e poi se l'estate si allunga speriamo di continuare a far divertire la gente all'aperto, visto che comunque se il clima ci aiuta. E da oggi inizia il fermo biologico per le marinerie abruzzesi, si tornerà in mare a metà settembre, una decisione che dopo il lockdown di marzo e aprile ha suscitato diverse polemiche nel mirino della marineria alle scelte della politica nazionale. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Ci sono state delle polemiche perché molti non erano d'accordo su questo fermo, qual è la situazione? Siamo stati costretti dalle autorità marittime, quindi giudiziari, a fermarci, abbiamo consegnato tutti i documenti, la vicenda la conoscete tutti, dopo il Covid noi avevamo fatto delle richieste giustamente per noi che ci dovevano accettare per quanto riguarda di saltare il fermo biologico, perché dopo quasi 3 mesi di inattività rifermare un'altra volta le attività e senza sapere quale sarà quest'autunno, mi auguro che vada tutto bene, ma da come si vocifera che sarà un'altra ondata, ma, quindi sarà un altro problema per tutte le attività. Ci troviamo tutti quanti in una situazione purtroppo arrabbiati, per non essere volgare, perché non hanno accolto le nostre richieste, i nostri sacrifici per quanto riguarda il lockdown, che siamo stati fermi, abbiamo mantenuto tutta la categoria ferma, abbiamo rispettato le norme, siamo stati persone che abbiamo pensato alle famiglie, pensato alle strutture sanitarie, abbiamo poi, come sapete, avuto purtroppo la perdita di un nostro caro amico Mimmo Grosso, 3 intubati, e dopo tutto questo ci troviamo in una situazione veramente terribile, perché i marittimi riprenderanno lo stipendio a ottobre. A noi ci dicono sempre va bene, abbiamo fatto gli aiuti, ma non si vive di aiuti, si vive di lavoro. Il fermo non lo riformano, perché questi veramente sono una massa di incapaci, perché il fermo si deve riformare. Dopo 30 anni è giusto che questa categoria inizia pure a risollevarsi un pochino con delle riforme, ma le riforme le dovremmo fare assieme a un tavolo con chi va a lavorare, basta con le associazioni di categoria e i sindacati. I grillini che dovevano tanto rompere questo muro, questa cosa dello Stato, i dirigenti, è venuto il sottosegretario, si è fatta la passeggiatina istituzionale e non ha concluso niente. Il ministro, con tutto il rispetto che è una donna, si è lavata le mani, non capisce che cos'è la pesca, perché poi la verità è questa, e ci troviamo in questa situazione qua. L'altro problema è che perdiamo i mercati, perché ovviamente verremo invasi dai mercati stranieri, il Tirreno lavora, io voglio capire questa riforma quando lo faranno, perché deve fermarsi sempre l'Adriatico e il Tirreno dopo, si potrebbe fare una volta uno, una volta un altro. La realtà è che chi sta sul territorio e lavora può dare una mano a far capire giustamente se è un biologo, se è un politico, a far capire i problemi che ci sono, e assieme potremmo risolvere questi problemi. Il 25% delle imprese rischia di scomparire a causa della crisi da Covid-19. Ad annunciarlo il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli. Vediamo il servizio. Il 25% delle imprese del territorio rischia di scomparire a causa della crisi da Covid-19. E questo è quello che afferma il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli. Da settembre in poi saranno mesi cruciali per chi fa impresa, visto che da lì in avanti si avranno di fronte degli appuntamenti cruciali come scadenze fiscali ed inoltre riprenderanno i pagamenti delle rate dei mutui e finanziamenti. Giangiulli, membro del Comitato Tecnico Scientifico della nostra regione, rilancia le proposte avanzate nell'ambito dell'organismo istituito proprio per contribuire alla ripresa dell'economia locale. Sul fronte del credito esiste un gap significativo tra domanda e offerta del credito. In questa fase di grave crisi, la Regione Abruzzo ha promosso diverse iniziative volte a favorire l'accesso alla liquidità alle imprese in crisi, tra cui garanzie per il sostegno del capitale circolante, per il sostegno della moratoria dei debiti alle imprese, per la concessione dei prestiti a medio e lungo termine o fondo perduto, oltre alla concessione di contributi
contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse e dei contributi a fondo perduto per imprese operanti negli esercizi turistici, artigianali, commerciali, industriali e ai lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività nel periodo marzo-aprile 2020. L'appello viene rivolto soprattutto alle istituzioni, da quelle nazionali a quelle locali, i quali sappiano accompagnare la ripresa a favore delle imprese, altrimenti si rischia di raggiungere il punto di non ritorno e sarebbe come vanificare lo sforzo fatto da artigiani e piccole imprese, cuore pulsante dell'economia abruzzese, durante il lockdown. Fondamentale a questo punto però, conclude Giangiulli, è la digitalizzazione che consentirebbe una riduzione dei costi, una maggiore efficienza e garantirebbe la possibilità di affacciarsi su nuovi mercati prima inesplorati. Nuove adesioni al progetto politico di Paolo De Cesare, che punta sempre di più al rinnovamento nel segno di un forte radicamento sul territorio. Al fianco di De Cesare scende in campo il maestro Michele Di Toro. Vediamo il servizio. Oggi presentiamo un'altra candidatura autorevole nel suo ambito ed è quella del maestro Michele Di Toro, persona di grandissima caratura nell'ambito della musica e della cultura, una persona che non aveva mai pensato di dedicarsi alla politica, invece ha aderito per la stima nel progetto e per la mia persona a questa compagine, a questa coalizione. Io per questo ne sono davvero onorato e lusingato e lo ringrazio di cuore. Si avvicina l'appuntamento del 27. Vede tanto entusiasmo attorno alla sua persona? Sì, molto entusiasmo, ma soprattutto anche tanta concretezza, non solo nel mettere in campo un rinnovamento, ed il maestro Di Toro ne è un'altra prova, ma soprattutto competenza. Così come abbiamo presentato oggi con il maestro Di Toro un nuovo punto del nostro programma importante, che è quello di ripristinare, ampliandola e migliorandola, la storica settimana mozartiana che ormai, per colpa di questa amministrazione uscente, che è ricandidata tutta tra le liste del candidato Di Stefano e del candidato Di Orio, vogliamo ripristinare appunto la settimana mozartiana, che era un fiore all'occhiello della città e portava tantissime migliaia di persone anche da fuori città. Ho grande stima per Paolo e quando mi ha un po' contattato per sapere cosa ne pensassi, io che non ho avuto appunto nessuna esperienza passata nella politica, perché mi sono dedicato alla mia crescita professionale e artistica, ho subito abbracciato un po' le sue idee e questo suo entusiasmo e soprattutto questa sua serietà nel portare avanti appunto un programma che a me pare molto importante. Quindi quando scelgo di scendere in campo in qualsiasi cosa che faccio, lo faccio sempre con grande convinzione, con pari entusiasmo. Spero di poter dare di lasciare un bellissimo segno in questa città che mi ama, ma che anch'io amo. Si è insediato nei giorni scorsi al commissariato di Sulmona il commissario capo Antonio Scialdone, nuovo dirigente della Polizia di Stato. Vediamo il servizio. Vicequestore, lei ha preso il comando del commissariato di Sulmona e quindi ha un occhio di controllo su quello che è il territorio della Valle Peligna nel mese di maggio scorso, quindi effettivamente nel vivo anche dell'emergenza connessa al coronavirus. Che tipo di territorio ha trovato? Beh, non è stato facile, insomma, innanzitutto per questioni logistiche private, se mi consentite, un trasloco fatto il 18 maggio in pieno lockdown o almeno con la prima concessione, diciamo, di libertà ai cittadini di circolazione dopo il lockdown. Sicuramente ho trovato un territorio, come dire, molto molto provato dal lungo periodo di chiusura e anche, voglio dire, anche una certa frustrazione da parte della gioventù che si è percepita nel prime o nelle prime problematiche della movida del sabato sera. La polizia, assieme alle altre forze dell'ordine, ha applicato ovviamente sul territorio un controllo veramente al millimetro, quindi controllando tutto attraverso l'applicazione delle norme, delle regole anticontagio, però l'ultima notizia è quella di un focolaio vivo comunque proprio a Sulmona, conta 7 casi a Sulmona ma 11 poi nella Valle Peligna. Che significa questo? Beh, cominciamo dalle origini. Le origini sono state molto molto intense, posso ricordare le ordinanze del signor questore di L'Aquila che ci ha imposto un serrato, noi preferiamo dire una serrata tutela della movida piuttosto che un controllo, per dire che comunque vi è un diritto dei cittadini anche, diciamo, a svagare
ritirarsi. Sembrava essere andato tutto bene e ritengo tuttora sia andato tutto bene. Diciamo i cittadini della Valle Peligna, ma anche dell'Alto Sangro, visto che abbiamo competenza anche sull'Alto Sangro, sono stati esemplari nell'applicazione delle norme anticontagio. Le forze di polizia non si sono tirate indietro, sono state numerosissime le sanzioni sia ad esercizi commerciali che a privati cittadini per il mancato rispetto delle normative anti-Covid. Posso rassicurare tutti i nostri telespettatori che si è trattato di un fenomeno circoscritto, che è circoscritto ad una determinata fenomenologia di contagio, ad un focolaio ben individuato. E se posso utilizzare questo spazio anche per lanciare un messaggio, facciamo ancora un piccolissimo sforzo, perché combattere il coronavirus non è una gara di velocità, non sono i 100 metri ma è una maratona, e mollare tutto all'ultimo chilometro sarebbe da sciocchi. Lo sport, a pochi giorni di distanza dalla salvezza, centrata ai calci di rigore a Perugia, c'è ancora entusiasmo per l'obiettivo e il pericolo scampato. Ma da oggi la società è al lavoro per pianificare il prossimo anno sportivo. Il primo tassello del Pescara è quello dell'allenatore Andrea Sottile. Dopo aver conquistato la salvezza ha buone chance di permanenza, e ai nostri microfoni nell'immediato dopogara ha dichiarato che sarebbe molto contento di proseguire il suo lavoro sulla panchina del Pescara. Ascoltiamolo. Andrea Sottile si aspetta la conferma dopo aver salvato il Pescara. Ma intanto mi hanno chiamato per salvare la squadra, pensavo di soffrire un po' meno, ma sono contento che è arrivata, secondo me, anche in modo meritato. E mi dispiace per il Perugia, perché comunque è una grande realtà, però secondo me la doppia sfida, noi sul campo abbiamo detto che abbiamo fatto di più, secondo me, questo è il mio parere tecnico. E, ma mi auguro di, per me sarebbe una grande cosa continuare questo lavoro. E non lo possiamo dire, c'era un patto, c'era un accordo che in caso di salvezza si sarebbe discussa la conferma. Possiamo dire qualcosa a questo punto, visto che c'è la salvezza in cassaforte? C'era una parola, nel senso che poi però il Presidente giustamente fa le sue considerazioni. Io tanto sono contento e ringrazio la proprietà, ringrazio il Presidente, ringrazio Giorgio Repetto, Antonio Bocchetti, che mi hanno scelto. Il Presidente mi ha sempre fatto dal primo giorno sentire la sua fiducia, come Repetto, come Bocchetti. I ragazzi anche mi hanno seguito, li ringrazio, perché sono loro i veri protagonisti di questa salvezza e mantenimento della categoria. Ci eravamo detti che a fine salvezza ci saremmo seduti. Io sono a disposizione e, ripeto, sarei ben contento di continuare. Secondo noi e i miei collaboratori la squadra era abbastanza in deficit di intensità e di condizione fisica, ma più che altro di intensità, quindi non era semplice andare avanti, scalare avanti, quindi abbiamo dovuto gestire. Però grazie anche al mio staff, li ringrazio, siamo stati lì molto, molto metodici e abbiamo cercato di mettere dentro quello che si poteva mettere senza fare danni, perché poi rischi magari di fare troppo, no? E quindi magari il giocatore poi si ferma, qualcuno l'abbiamo perso, però è il rischio del mestiere. E tanto lavoro sulla testa, è una cosa che io ritengo fondamentale. Alle volte spesso si dimentica la mente, ma la mente va allenata. Questi ragazzi, io ho sempre detto, per me sono degli ottimi calciatori, glielo ho sempre detto dal primo giorno. Abbiamo fatto un gran lavoro anche sulla mente, sulla convinzione, e loro l'hanno dimostrato in queste ultime due partite. E ora la Serie C, con una notizia per certi versi clamorosa. La Teramo Calcio, nel ringraziarli per l'impegno e la dedizione mostrati, comunica il ritorno nel settore giovanile dell'allenatore Cetteo Di Mascio e del suo vice Marco Stella, con le qualifiche già ricoperte nella prima parte della stagione sportiva 2019-2020, rispettivamente di responsabile delle giovanili biancorosse e di allenatore della squadra Berretti. Si rende noto nel contempo anche l'ufficializzazione della risoluzione contrattuale attuale con il preparatore atletico Giuseppe Puleo, cui la società augura le migliori fortune professionali. Nei prossimi giorni il Teramo comunicherà i nominativi dei componenti il rinnovato staff tecnico della prima squadra.
Ed è tutto per questa edizione del TG6, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi con l'ultimo numero di questa lunga stagione sportiva e televisiva. Ospite sarà il direttore tecnico Giorgio Repetto per commentare la salvezza di Perugia, ma anche per proiettarsi verso la prossima imminente stagione sportiva. Il TG6 torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.